Okay, io sono Valerio Cherubini, il titolare di Loud Professional, un brand italiano emergente. Abbiamo cominciato oltre 20 anni fa per una mia fortissima passione. Inizialmente ero anche DJ da più piccolino e quando incontrai la prima necessità di dover acquistare un piccolo sound system per le mie opportunità, per le mie occasioni, mi sono ritrovato a volerlo inizialmente ideare per poi arrivare a quella che è proprio una progettazione più precisa e puntuale a fronte di studi e di ricerche di un certo tipo. Oggi realizziamo molti prodotti costruiti, ingegnerizzati totalmente in Italia e questo è un nostro motivo di vanto perché secondo me noi italiani siamo bravi in questo settore, esportiamo altoparlanti in tutto il mondo. Una new entry per noi in quest'anno è sicuramente con Powersoft. Abbiamo realizzato il nostro primo modulo rack e riponiamo grande fiducia in questa azienda perché comunque è sicuramente un'azienda validissima. Sicuramente un modello di punta della nostra gamma di prodotti è un line array. L'assemblaggio è molto semplice, il diffusore in sé è piccolo, compatto e leggero e le performance sono notevoli. Parliamo di una potenza applicabile non indifferente, nel totale circa 2500 watt applicabili di programma, per cui sono dedicati 1300 nella sezione medio-bassa, circa 700 nella sezione media e circa 500 nella sezione medio-acuta. Ci sono vari aspetti che caratterizzano questa azienda e questo prodotto, sono aspetti salienti e fondamentali. Indubbiamente la costruzione è una costruzione importante, tutti i materiali impiegati, semplicemente dal legno come la verniciatura o le parti metalliche sono realizzate con processi di produzione di altissimo livello. Indubbiamente l'equipaggio dei nostri diffusori è un equipaggio importante, tutti i trasduttori sono trasduttori di top quality, quindi hanno una grande robustezza e indubbiamente delle qualità sonore importanti. Questo diffusore arriva ad erogare pressioni sonore elevatissime, quindi con pochi elementi si riescono a sonorizzare ampie zone, anche all'aperto.